Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come bindare la Reunite e l'HDX Vista agli occhiali DJI. Inoltre vedremo come sbloccare gli occhiali per poterli usare alla massima potenza. Prima di iniziare vi ricordo che le potenze più alte non sono consentite in alcuni paesi, quindi prima di volare verificate la legislatura del vostro territorio. Questo video è solo uno scopo illustrativo, io vi suggerisco di attenervi alle normative vigenti del vostro paese. Il sistema digitale DJI ha bisogno che gli occhiali comunichino con la VTX, questo perché la configurazione della VTX va fatta direttamente dal menu degli occhiali. Per questo motivo è necessario che occhiali e VTX comunichino tra loro in modo univoco, appunto per evitare di modificare le impostazioni della VTX di qualcun altro. Per fare il bind servirà alimentare sia il visore che la VTX, come sempre lavorando a banco per stare più sicuri e meglio rimuovere le eliche. Ok, ho alimentato sia occhiali che VTX, la prima cosa da fare è premere il tasto bind sul visore. Potete tranquillamente usare una di quelle clip che si usano per estrarre la SIM dai telefoni. Il tasto bind è questo piccolo forellino rosso vicino al jack di alimentazione. Dopo averlo premuto sentirete questo suono. Ora premo il tasto bind nella VTX, si trova in questo punto sul lato della porta USB. Ok, LED verde, il bind è andato a buon fine. Adesso possiamo modificare tutti i parametri della VTX direttamente dagli occhiali DJI. Per i possessori di Reunite, il tasto bind è sotto lo slot della microSD, per premerlo possiamo usare la solita clip. Prima di passare allo sblocco delle potenze volevo un attimo chiarire il discorso dei 50 megabit, che aumentano in modo considerevole la qualità dell'immagine raddoppiando la banda a disposizione per trasmettere i dati. Per usufruire dei 50 megabit non è necessario fare nulla di particolare, in quanto questa caratteristica è disponibile grazie agli ultimi aggiornamenti firmware del visore. Per avere accesso ai 50 megabit tuttavia è necessario che le VTX siano impostate in FCC. Bisogna dire però che quando attivate la vostra unità video, il sistema riconosce in automatico la regione dalla quale state facendo l'attivazione e la imposta nella VTX. Ciò nonostante potreste avere la necessità di usare il modello in un altro paese, o magari state prendendo una VTX che è già stata attivata in un paese con dei limiti più restrittivi. Per questo motivo è sempre possibile cambiare la regione, sarà sufficiente creare un documento di testo sul quale verrà indicata la nuova regione da impostare sulla VTX. Iniziamo quindi creando il documento di testo, facciamo tasto destro sul desktop e scegliamo nuovo. Quindi documento di testo. A prescindere dal sistema operativo che usate per creare il file, è importante che questo abbia estensione .txt. Il file dovrà essere chiamato NACO, N-A-C-O. Poi apriamo il documento e scriviamo 1. Quindi chiudiamo e salviamo. A questo punto dobbiamo copiare il documento nella VTX, la procedura è un po' diversa tra HDX Vista e Reunite. Se stiamo usando una HDX Vista dobbiamo collegarla al PC tramite cavo USB tipo C. In questo modo avremo accesso alla memoria interna della HDX, ricordatevi però che è necessario alimentare la VTX tramite il LiPo. Adesso in risorse del computer avremo una memoria flash da quasi 4 GB che apriamo subito. Al suo interno dobbiamo copiare il file NACO che abbiamo appena creato. Molto bene, a questo punto con il file NACO al suo interno la HDX Vista è da considerarsi sbloccata. Per i possessori di Reunite invece è necessario copiare il file all'interno della microSD della VTX, quindi ora inserisco la microSD nel PC. Ok, come vedete sulla sinistra abbiamo la microSD, sarà sufficiente copiare il file NACO al suo interno. A questo punto posso fare rimozione sicura dell'hardware. Una volta copiato il file NACO all'interno della microSD, basterà inserirla dentro la Reunite e il gioco è fatto. Dopo aver copiato il file NACO nell'HDX Vista o Reunite, la potenza massima selezionabile sarà di 700 mW e avremo accesso alla modalità 50 Mbit. Già questo garantisce una qualità video decisamente buona, tuttavia possiamo spingerci oltre aumentando ulteriormente la potenza sbloccando 1000 mW e 1200 mW direttamente dagli occhiali. Anche in questo caso si tratterà di creare un file di testo, ritorniamo sul desktop per vedere come fare.
Clicchiamo tasto destro sul desktop e anche questa volta creiamo un nuovo documento di testo. Questo lo chiamiamo naco-pwr. Quindi lo apriamo e al suo interno scriviamo pwr-2. Chiudiamo e salviamo. Il file naco-pwr andrà copiato nella microSD degli occhiali, quindi inserisco anche questa all'interno del PC e copio il file. Una volta aperta l'unità, copio il file naco-pwr nella radice della microSD. Quindi faccio rimozione sicura dell'hardware. A questo punto posso inserire nuovamente la microSD nello slot degli occhiali. Alla prossima accensione, oltre alla potenza di 700 mW, saranno disponibili le potenze di 1000 mW e 1200 mW. Prima di concludere vorrei precisare che potenze elevate fanno inevitabilmente surriscaldare la videotrasmittente e se il modello non dispone di buona ventilazione potrebbe essere un problema. Quindi non necessariamente la potenza massima di 1200 mW potrebbe essere la scelta migliore. Inoltre se volate con altre persone, 1200 mW potrebbero creare delle interferenze a chi vola vicino a voi. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.